Buon pomeriggio, prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Sorpreso da una perquisizione domiciliare, cerca di fuggire via ma viene fermato dai carabinieri del reparto operativo di Chieti. È stato arrestato così questa mattina il 46enne di Francavilla al Mare, Massimo Di Nardo. Per lui l'accusa è di detenzione illegale e aggravata di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Tutti i particolari nel servizio di Andrea Costantini. Ha funzionato il blitz degli uomini del reparto operativo dei carabinieri di Chieti, guidati dal maggiore Sacco, che all'alba di questa mattina hanno fatto irruzione in casa del pregiudicato 46enne Massimo Di Nardo a Francavilla al Mare. Quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, ha visto l'arrivo degli agenti, ha tentato una fuga alla disperata, ma fuori ha trovato la sua abitazione circondata da carabinieri ed è stato così arrestato. L'indagato, probabilmente temendo di essere scoperto, ha tentato anche di sottrarsi al controllo e di fuggire dal retro. Ovviamente è stato intercettato e bloccato dal dispositivo che era stato predisposto intorno all'isolato e quindi è stato immediatamente immobilizzato. Nel corso della perquisizione i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, 500 grammi di marijuana e 120 grammi di cocaina, dei quali 20 grammi in involucri bianchi già tagliati, gli altri 100 di grado purissimo. Droga probabilmente destinata al mercato di Chieti e della costa e che avrebbe fruttato un ingente quantitativo di denaro. Nel momento dell'arresto i carabinieri hanno trovato addosso anche una pistola che ha una strutturazione particolare, come riferito dal comandante Sacco, particolarmente efficiente e leggera, avendo in acciaio solo la canna e il castello. Probabile sia stata già usata dal Di Nardo, che ora è rinchiuso nel carcere di Chieti a disposizione dei magistrati della procura teatina, davanti ai quali deve rispondere di detenzione illegale aggravata di stupefacenti e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri proseguono sia per individuare i canali di approvvigionamento della droga, tenendo conto anche della diversificazione delle sostanze da spacciare, sia per individuare la provenienza della pistola. Sia la quantità che la qualità, soprattutto la diversificazione delle sostanze, rende urgente capire anche quale poi sia il mercato al quale è destinato. Cambiamo argomento adesso, perché sono stati stanziati i fondi per gli eventi calamitosi che hanno colpito la nostra regione nel 2013 e nel 2015. Per i comuni della provincia di Teramo il contributo è di oltre 36 milioni di euro. Elisa Leuzzo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato i fondi per gli eventi calamitosi verificatisi in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo nel 2013, a novembre e dicembre, e nel 2015, nei mesi di febbraio e marzo. Il 16 agosto scorso, il capo del Dipartimento Protezione Civile ha emanato un'ordinanza recante la disposizione operativa per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati che ammontano a 36.500.000 euro. La Regione aveva chiesto e ottenuto in entrambi i casi il riconoscimento dello stato di emergenza e il 9 agosto aveva dato la propria intesa allo schema di ordinanza curato dalla Protezione Civile Nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha curato la ricognizione dei danni e l'inoltro delle richieste al Governo. I comuni interessati per la provincia di Teramo sono in tutto 43. Parliamo di politica adesso. Idee e progetti in vista della costituzione di un partito unico della sinistra. Dal 26 al 28 agosto a Vasto si svolgerà una 3 giorni di confronti e dibattiti dal titolo Punto e a capo, la sinistra che verrà e non aspetta, promossa dall'associazione S. Mario Mazzocca, la sinistra si dà appuntamento a Vasto per una 3 giorni per dire punto e a capo, la sinistra non aspetta. Sì, come qualcuno l'ha definito, è ancora un cantiere in costruzione. Questo appuntamento di S, questa componente importante di Sinistra Italiana, si è dato appuntamento a Vasto e in questa occasione noi non solo parleremo dei temi che attanagliano la politica italiana e quella regionale,
ma getteremo anche le basi per dare un contributo importante alla festa nazionale che Sinistra Italiana terrà proprio qui a Pescara dal 1 al 4 di settembre. L'associazione S organizza questo momento di confronto perché c'è bisogno di fare punti a capo e di ripartire con una nuova situazione politica. L'abbiamo chiamata punto a capo per essere chiari. Sinistra Italiana è un processo che è partito, sta coinvolgendo molte persone, molti territori, ma come tutte le partenze è un po' claudicante, un po' zoppicante. Ecco, c'è bisogno di una reale alternativa di sinistra che però non sia solo la sinistra del no, ma sia una sinistra che punti a governare per rimettere davvero come primo punto nell'agenda politica il lavoro, il popolo e l'uguaglianza tra le persone. L'associazione S esiste da circa 3 anni, da chi è composta? L'associazione S è composta da molti compagni e compagne, per la maggior parte provenienti da esperienze politiche, immagino penso a Rifondazione, i Comunisti Italiani, anche il Partito Democratico e tanti altri compagni che abbiamo incontrato per strada e che sono alle prime armi come l'esperienza politica. Ma una cosa condividiamo tutti: l'idea che la sinistra non può stare solo a guardare, ma soprattutto per noi giovani c'è bisogno di scendere in campo, affrontare le difficoltà della vita, la precarietà, fare politica per cambiare lo stato di cose presenti. Parliamo di sanità adesso, perché il Comune di Popoli ha impugnato il piano sanitario regionale davanti all'autorità giudiziaria e nel contempo rilancia l'ipotesi di una ASL Popoli Sulmona Castel di Sangro. La giunta comunale popolese è arrivata a questa decisione ritenendo che i decreti 55 e 79 del 2016 del piano operativo varato dal commissario alla sanità e presidente della regione Luciano D'Alfonso siano fortemente lesivi di un interesse di primaria importanza non solo dei cittadini popolesi ma anche dei paesi della Val Pescara e della Valle Peligna. In questo modo il Comune di Popoli diventa capofila di una battaglia non solo a difesa dell'ospedale cittadino ma anche per riprendere la lotta per l'istituzione di una ASL del centro Abruzzo. Il ricorso contro i provvedimenti della regione sarà curato dall'avvocato e professore Tommaso Marchese. Ci spostiamo all'Aquila adesso perché dopo le polemiche dei giorni scorsi i salviniani in consiglio comunale vogliono effettuare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupato. Giorgio Alessandri. Nei giorni scorsi ha destato clamore l'inchiesta che ha portato alla segnalazione alla magistratura per spaccio di droga di due persone che frequentavano l'asilo occupato, una struttura che da anni è al centro di polemiche e nella quale per i salviniani in consiglio comunale è necessario effettuare un sopralluogo, come spiega il capogruppo Luigi Deramo. Io credo che vada messa la parola fine a questa drammatica e squallida vicenda. Sono anni di illegalità che si susseguono all'interno di un immobile occupato, tra l'altro catalogato B, quindi inagibile, all'interno del quale sembrerebbe esserci addirittura un'attività di somministrazione di bevande e quindi un bar senza nessun tipo di autorizzazione. Le spese dell'energia elettrica sembrerebbe che le stia pagando il comune da 4-5 anni a questa parte, e qui si arriva al paradosso che si cacciano fuori i cittadini del progetto casa che non ce la fanno a fine mese a pagare le bollette e si paga l'energia elettrica all'interno di un immobile occupato. Per di più siamo arrivati anche come città a dover assistere alle ultime notizie, e cioè che all'interno di questo immobile sembrerebbe ci sia stato anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Credo che l'amministrazione abbia il dovere immediato di riportare una situazione di legalità all'interno della città e nei confronti di un proprio immobile. E tra l'altro è assurdo che un consigliere comunale non possa di fatto avere accesso a un immobile di proprietà del comune, quindi per questo, anche per verificare cosa realmente c'è lì dentro, abbiamo ufficializzato questa mattina e chiederemo che, accompagnati con tutte le autorizzazioni di legge, di poter entrare per fare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupato. Rimaniamo nel capoluogo di regione perché all'indomani dell'approvazione del bilancio in consiglio comunale l'assessore alle finanze del comune dell'Aquila spiega quali sono le voci su cui andrà ad incidere la maggioranza.
Con l'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Comune dell'Aquila si dota dello strumento economico e finanziario da 30 milioni, dove a farla da padrone saranno ambiente e sociale, taglio alle spese di rappresentanza e niente ulteriore aumento della Tari. I 16 milioni arrivati dal governo nei giorni scorsi hanno fatto sì che la tassa sui rifiuti non schizzasse alle stelle, come ha spiegato il sindaco Massimo Cialente, che ha aggiunto come all'Aquila non si paghino tasse più degli altri comuni italiani. La lotta all'evasione fiscale poi sarà un ulteriore impegno dell'amministrazione comunale, come spiegato all'assessore al ramo Giovanni Cocciante. Però era un bilancio, come dico io e come qualche giornale organizzato, a zero, nel senso che abbiamo dato il bilancio per evitare il commissariamento, alcuni capitoli come il turismo, che gestisco pure io da un punto di vista politico, era zero. Ecco perché non si poteva fare diversamente, visto che il governo non aveva stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nel mille proroghe. Per esempio abbiamo fatto il progetto obiettivo per il recupero dei mutui, no? Abbiamo detto che è stato un grande lavoro fatto dalla struttura e ha permesso di recuperare circa 6 milioni e 8 che possono essere impiegati per opere pubbliche anche quest'anno, oltre ovviamente per gli anni a venire. I debiti fuori del bilancio, è il caso di dire, non finiscono mai. Io l'avevo promesso, ricorderete, quando mi sono insediato 8 mesi fa e li sto tirando fuori uno per uno, perché è giusto che i cittadini sappiano, ma i debiti fuori bilancio non sono stati fatti 5, 8, ma parlo di debiti fuori bilancio di 10, 15, 20, 30 anni fa, come per esempio il parcheggio di Santa Maria di Collemaggio, dove abbiamo un debito con l'Impregilo di circa 10 milioni e mezzo di euro. E ancora polemiche a Teramo invece da parte degli operatori economici e commerciali di Corso San Giorgio sui lavori che ormai da mesi stanno interessando il centro storico della città. Questa mattina c'è stata la replica dell'assessore ai lavori pubblici Franco Fracassa. Assessore, va bene che l'intervento sul corso principale di Teramo era abbastanza articolato anche per quello che è stato trovato e quindi c'è stato anche lo stop da parte della sovrintendenza. Ora però i commercianti così, giustamente insomma, si chiedono ma i tempi, cronoprogramma, siamo un po' andati oltre. Noi non siamo andati oltre col cronoprogramma. Noi abbiamo ancora una parte in cui la sovrintendenza ancora ci deve dare il via libera, quindi stiamo lavorando dove appunto non abbiamo obblighi di prescrizione. Questi fondi li abbiamo avuto per i sottoservizi, significa realizzare dei manufatti sotto al pavimento, poi è chiaro rifaremo anche il pavimento, però noi la priorità è i sottoservizi, quindi acque bianche e gaveti dove verranno inserite tutto ciò che è fibra e tutto quello che dovesse servire senza più scendere e rompere il corso. Oggi, come puoi ben vedere, stanno lavorando, hanno lavorato anche nel periodo di Ferragosto, eccetto il 15 e il 16, però mi sembrava anche giusto, e stiamo cercando di mantenere fede al cronoprogramma. Per quanto riguarda la pavimentazione, io ho degli obblighi, quelli di controllo, e sono arrivati i container con questi materiali. È chiaro che io ho chiesto che adesso va visto se questo materiale corrisponde a quello che è il capitolato. Quindi sono degli obblighi che io sto assolvendo, non io personalmente ma tecnicamente il responsabile di cantiere, che dovrà riferire a noi certificando tutti questi materiali. Appena io avrò questo via libera che tutto corrisponde ha capitolato, io do il via libera anche per posizionare il pavimento nella parte già finita, però non ci sono dei ritardi, sono semplicemente delle incombenze che vanno chiaramente messe sul campo e fatte realmente. Poi per quanto riguarda i ritardi della sovrintendenza io non posso prendermi queste responsabilità. Torniamo all'Aquila adesso perché partono questa sera i festeggiamenti della perdonanza celestiniana. Questa mattina presentati la Dama della Bolla e il Giovin Signore, protagonisti del corteo storico del 28 agosto. Daniela Rosone.
Due giovani studenti e una dipendente del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila saranno i protagonisti del corteo storico della bolla della 722esima edizione della Perdonanza Celestiniana. La Dama della Bolla, della Croce e il Giovin Signore sono stati presentati questa mattina a Palazzo Fibioni. La Dama della Bolla è Eleonora Ciocca, 30 anni, laureata in giurisprudenza, dipendente del Gran Sasso Science Institute. Ferdinando Carluccio è il Giovin Signore, 19 anni, studente di economia e commercio, nato ad Avezzano ma residente all'Aquila. Francesca Pancella invece è la Dama della Croce, 22 anni, studentessa di ingegneria aquilana. Spero che quest'anno in particolare la partecipazione della cittadinanza sia veramente molto attiva, perché questi riti, queste manifestazioni, queste tradizioni sono molto importanti per ricostruire il tessuto sociale della città, che ne ha tanto bisogno. Non c'è una descrizione per questa emozione, soltanto quello che penso è che è un onore portare questo vestito, perché si rappresenta una città in un momento delicato. Diciamo difficile, perché a 7 anni dal terremoto siamo in una situazione di ricostruzione dove non solo le case vanno ricostruite, ma anche la mentalità e anche diciamo quello che è essere aquilano. Per me è molto importante, soprattutto perché è un modo per dire io ci sono. E io è da sempre che partecipo al corteo come figurante, e quest'anno portare la croce, che è il ringraziamento al cardinale della perdonanza appunto di questo giubileo, è veramente bellissimo. Quest'anno i ragazzi simboleggiano la formazione e l'alta formazione della nostra città, ha detto il sindaco Cialente nel presentare i protagonisti del corteo del 28. Il corteo storico di domenica è diviso in due tronconi. Il primo, con la bolla del perdono, partirà alle 16 da Palazzo Fibioni, il secondo dalla Villa Comunale. Si incontreranno come sempre sul prato di Colle Maggio e arriveranno in tempi diversi. Un'esigenza che si è resa necessaria per smaltire l'affluenza e permettere un passaggio regolare vista la presenza dei cantieri della ricostruzione. L'altra novità di quest'anno è l'apertura parziale della Basilica di Colle Maggio. E a Montorio al Vomano si alza il sipario sulla 21esima vetrina del parco. Dal 26 al 28 agosto alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga, al via la 3 giorni di mostre, spettacoli e laboratori artigianali. Evento importante per tutto il territorio teramano e soprattutto per Montorio. Sì, per Montorio e per le aree interne, anche perché il concetto che abbiamo adesso di sviluppo d'area è in pratica un processo di sviluppo che mette insieme in sinergia quelle che sono le risorse di tutti i comuni. Questo ci è richiesto anche da quelle che sono le programmazioni a livello regionale, a livello europeo e nazionale. Quest'anno abbiamo fatto intanto un primo calendario insieme agli altri comuni, grazie anche all'impegno dell'assessore alla cultura del comune di Montorio e degli altri comuni. Nel comparto culturale la vetrina si conferma per quelli che sono i suoi standard, quello che concerne proprio queste situazioni. Location sempre la solita, il bellissimo chiostro degli Zoccolanti, quindi sala conferenze e chiostro degli Zoccolanti, due mostre, Walter Coccetta, che è un pittore molto quotato che fa della sua arte diciamo illusoria e un po' simbolica, il suo forte, e poi Alessandro De Ruvo, che è un fotografo molto importante che ha praticamente nel parco portato degli scatti importanti di quello che è il connubio tra l'arte e la natura. Noi siamo contenti di queste mostre, di quello che comunque la vetrina riesce a portare nel nostro territorio sotto forma di cultura, e è chiaro che si cerca anche di lavorare per andare a sistemare quelle che sono anche le proiezioni future per quello che concerne questo evento. Il programma è un programma abbastanza intenso, perché prevede, a prescindere dagli spettacoli, dei soliti eventi che servono per allietare la manifestazione, maggior coinvolgimento delle iniziative che riguardano i ragazzi e dopo bellissime mostre che vengono fatte nel corso di Zoccolanti, sia fotografiche che di pittura e scultura. Un evento importantissimo è la domenica, con una serie di convegni organizzati dall'Ente Parco, che vedrà il coinvolgimento di numerosi rappresentanti delle istituzioni e della cultura teramana, in quanto verrà presentato il primo liuto realizzato con l'acero del parco. Ci sarà il coinvolgimento anche del Rotary, che questa è una cosa importantissima. A pochi mesi dalla sua scomparsa, istituzioni e la testata Vestina Web TV ricordano il giornalista Antonio Recanati con la manifestazione Sbicchierando nel Borgo, che si terrà a Loreto Aprutino dal 26 al 28 agosto. All'evento, peraltro, è abbinato un premio giornalistico i cui vincitori saranno svelati nella cerimonia di consegna di venerdì sera.
Sbiccherando nel Borgo un po' riassume quella che era la passione di Antonio, ma anche il suo lavoro. 3 giorni appunto per ricordare Antonio Recanati. Soprattutto sì, per ricordare la sua onestà professionale che andava al di là delle, diciamo, dei colori politici, delle ideologie. E ecco, proprio questa sua onestà, questa sua capacità di entusiasmo dimostrato in sia per cose minori che per cose maggiori e soprattutto per il suo amore per la sua terra e proprio per il centro storico di Loreto, dove noi abitiamo e dove siamo cresciuti e che magari ecco un pochino diciamo aveva visto negli anni lo spopolamento, quindi un po' la perdita di valore. Ecco, che lui aveva questa, comunque era un suo sogno che prima o poi voleva fare una cosa del genere. Questa è stata un'occasione anche per tenerlo vivo tra di noi e proprio per omaggiare la sua onestà professionale. Ecco, ci sarà un premio giornalistico proprio intitolato ad Antonio e poi una serie di manifestazioni che animeranno la 3 giorni. Sì, la prima sera ci sarà questo premio giornalistico con premiati alcuni nomi di colleghi, di suoi colleghi che maggiormente forse un pochino più legati alla sua figura professionale. Poi nei giorni a seguire ci saranno dei convegni sui prodotti tipici della terra, soprattutto che caratterizzano il territorio di Loreto, che è l'olio e il vino. Tante aziende hanno voluto aderire proprio per ricordare Antonio. Sì, tante aziende hanno raccolto questo nostro appello, si sono veramente prodigati e saranno presenti nomi importanti legati al movimento del turismo del vino e abbiamo dato un posto a loro particolare in questa location, proprio quasi a volerli un pochino metterli in risalto. Ecco. Sarà Matilde Serao uno dei personaggi principali di cui si parlerà nell'edizione 2016 di A Cena con gli Artisti, che animerà il paese alto di Francavilla al Mare dal 26 al 28 agosto prossimi. Il paese alto di Francavilla al Mare torna a rivivere le atmosfere del Cenacolo, che attraverso Francesco Paolo Michetti radunava artisti come D'Annunzio, Tosti, Barbella e Scarfoglio. Nel prossimo fine settimana, dal 26 al 28 agosto, A Cena con gli Artisti scandirà le serate francavillesi all'insegna della cultura, attraverso letture, concerti, esibizioni di danza, videoproiezioni e installazioni di immagini e allestimento di stand gastronomici. Questa è un'esperienza di marketing territoriale, un'esperienza di turismo esperienziale. Cioè un po' quello che noi vogliamo lanciare nella nostra regione, nella città di Francavilla, ma anche in altre città. Il paese alto è l'anima di Francavilla. Michetti l'ha scelto non a caso, ci ha vissuto non a caso e ci ha ospitato la cultura europea. Quindi noi vogliamo esaltare la parte di Francavilla che spesso chi ci passa non vede. E sarà il momento di spettacolo, di performance, dell'apertura del conventino, la possibilità di visitare il conventino Michetti e di una serie di iniziative culturali che attirano migliaia di persone ogni anno, segno che poi la cultura non è poi così respingente. Sì, siamo molto affezionati a questa manifestazione, ho sempre definito la più bella di Francavilla, chi non l'ha ancora vista è invitato a farlo perché è veramente una manifestazione che apre il cuore. Quest'anno al centro, nel Cenacolo Michettiano, ci sarà Matilde Serao, la prima giornalista italiana e quindi una edizione dedicata alle donne, alla loro importanza, fondamentale per noi. Francavilla, approfitto per dire, ha avuto il primo vice sindaco donna con questa amministrazione, quindi la donna al centro del nostro mondo. E apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo dal Pescara. Dopo l'ottima prestazione di domenica sera, il pareggio 2-2 contro il Napoli, i biancazzurri tornano al lavoro per preparare la seconda sfida di campionato prima della pausa per gli impegni della nazionale e domenica, sempre in notturna, i biancazzurri saranno di fronte al Sassuolo del grande ex Eusebio Di Francesco al Mapei Stadium. Intanto da ieri sono ufficiali gli arrivi di Muric e di Baebek dal Paris Saint Germain. In dirittura d'arrivo anche, manca solo l'ufficialità, l'acquisto di Simone Pepe. A centrocampo invece si avvicina Grassi di proprietà del Napoli, mentre si riscalda anche la pista di nuovo che porta ad Alberto Aquilani. Intanto Valerio Verre, uno di quelli che a Pescara è rimasto almeno per il momento, fa il punto della situazione della squadra e sua personale.
Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo calati secondo me anche fisicamente, il Napoli con le qualità che ha ne è uscito fuori, ecco. Però sono molto soddisfatto dell'approccio della squadra alla prima partita in Serie A. Valerio Verre oggi uomo assist, convinto di restare in biancazzurro a questo punto? Ma io fino ad oggi sono un calciatore del Pescara, ecco, quindi sono contentissimo. Ringrazierò sempre il presidente per quello che ha fatto. Io adesso darò tutto per il Pescara perché sono un giocatore del Pescara. Adesso nel senso che dopo non sarà più lì? No, assolutamente no, sono contentissimo, io sono un calciatore del Pescara e darò tutto per questa maglia. Per c'è un pizzico di rammarico per quel che poteva essere, invece non è stato, oppure comunque l'avete accolto positivamente questo 2-2, riavvolgendo a mente fredda, fino a quando è possibile ragionare a mente fredda in questo momento, il film della partita? Prima della partita, se ci avessero detto un pareggio 2-2 in casa con il Napoli, forse ci avremmo firmato, ecco, quindi per come poi abbiamo giocato sono molto soddisfatto, che è la prima cosa che ci interessava, ecco, come gioco. Poi è venuto anche un punto contro una grande squadra, quindi siamo molto contenti. Cosa ti ha detto il tecnico Oddo al termine del primo tempo sul 2-0? No, di continuare, perché lo sapevamo che loro magari avrebbero spinto di più sull'acceleratore, però sono partiti talmente forti e abbiamo subito quel gol. Magari troppo presto, ecco, però siamo molto, molto soddisfatti, dobbiamo continuare su questa strada. Ripresa degli allenamenti per il Pescara questo pomeriggio alle 17.30 al Poggio degli Ulivi. Intanto news dall'infermeria: Andrea Coda, a seguito di uno scontro di gioco proprio nella partita contro il Napoli, si è sottoposto proprio oggi ad indagini strumentali che hanno fatto registrare un'infrazione costale. Previste altre analisi nel giro di 48 ore per un referto medico più esaustivo. Intanto il Pescara subisce 5.000 euro di ammenda per il lancio di un petardo e 4 bengala proprio in occasione della sfida contro i partenopei, oramai andata in archivio. Scendiamo in Lega Pro adesso, perché sabato inizia il campionato del Teramo, ma ormai è fatta. Stefano Amadio è un nuovo giocatore del Latina, passa dai biancorossi ai nerazzurri del grande ex Vincenzo Vivarini. Il Teramo per sostituirlo andrà su Gaetano Vastola. Stefano Amadio è un nuovo giocatore del Latina, il centrocampista romano dunque dopo un lungo inseguimento raggiunge il suo ex allenatore Vincenzo Vivarini nerazzurro, accordo biennale ufficialità che arriverà nelle prossime ore. Come detto, il corteggiamento è andato a buon fine, ieri i primi contatti tra il presidente del Teramo Luciano Campitelli e il direttore sportivo dei Pontini Pietro Leonardi. Se non è un ultimatum per chiudere, poco ci manca, anche considerando che domani sera i biancorossi saranno presentati al pubblico in Piazza Martiri e il ragionamento del numero uno di via Oberdan al dirigente nerazzurro è stato chiaro: chi sale su quel palco gioca il prossimo campionato con il Teramo. Nel pomeriggio contatti che sono proseguiti sulla falsa riga delle scorse settimane, stamattina l'accelerazione con Latina che avrà Amadio nel suo nuovo centrocampo e con la possibilità di lasciare libero Moretti, di trovarsi un'altra sistemazione. Non sarà un trasferimento gratis come da giorni si continuava a ripetere, nel senso che si scioglierà il vincolo contrattuale tra Amadio e il Teramo, ma i biancorossi risparmieranno su alcuni emolumenti dovuti al giocatore, dunque il risparmio in cassa sarà di fatto una sorta di quota per il trasferimento dall'Abruzzo al Lazio, con la possibilità per Amadio di giocarsi la chance per la Serie B. Per sostituirlo, magari non proprio a livello tattico ma essenzialmente a livello numerico, il nome scelto dal Teramo è quello di Gaetano Vastola. Pare che qualche giorno fa si sia sondata la disponibilità del centrocampista classe 78 che ha dato l'ok. Ok anche per le condizioni fisiche, come assicurato anche da Luca Di Matteo, che ha garantito l'ottimo stato di salute dell'ex compagno di squadra, la Virtus Lanciano. Dunque a questo punto sembrerebbe da convincere solo l'Alberto Zauli sulla bontà dell'operazione, ma anche il presidente Campitelli ha messo Vastola come indiziato principale a vestire la maglia del Teramo. Con Speranza in difesa, Vastola mediana e Sansovini in avanti, i biancorossi dunque punteranno sull'esperienza per affrontare un campionato complicato e che parte sabato a Lumezzane, dove certamente non ci sarà Stefano Amadio. Parliamo adesso di calcio giovanile, perché le formazioni di Juve, Pescara e Roma saranno protagoniste della seconda edizione della Coppa della Pace in programma il 27 e il 29 agosto. Torna la Coppa della Pace, città dell'Aquila, trofeo Goldbet, che il 27 e il 29 agosto animerà lo stadio Tommaso Fattori in occasione della perdonanza celestiniana, con un triangolare che porterà in città le primavere di Juventus, Pescara e Roma. Lo scopo del torneo è affidare ai giovani il messaggio di pace tanto caro a Celestino V,
Defezione dell'ultimo minuto quella del Torino, che è impegnato nel torneo Mamma Cairo. La Coppa della Pace rientra proprio nell'ambito dei messaggi della perdonanza, di cui ci facciamo carico ovviamente ogni anno. In particolar modo quest'anno è stato inserito questo torneo come uno dei principali avvenimenti della perdonanza numero 722, perché in particolare in questo momento c'è bisogno di un messaggio di solidarietà, un messaggio di pacificazione, e lo si può fare ovviamente anche passando attraverso uno sport che è rivolto per lo più a persone che comunque hanno, come dire, una carica in più, una carica emotiva in più, ma che sa benissimo, ciascuno di coloro che ovviamente sarà presente allo stadio sa benissimo che è tutto organizzato proprio nell'ambito di questo messaggio della pace e della pacificazione. Si parte il 27 agosto alle 19 con Roma-Pescara, il 29 alle 19 la finalissima tra la vincente della prima gara e la Juventus, che arriverà con un allenatore doc abruzzese e campione del mondo, Fabio Grosso. Obiettivo del torneo: far conoscere anche a queste grandi realtà blasonate il territorio aquilano ricco di calcio, giovani interessanti e occasioni per organizzare manifestazioni calcistiche di portata nazionale e internazionale, come probabilmente si tenterà di fare il prossimo anno proprio grazie alla collaborazione della Juventus. Però ci fa grande onore e grande piacere anche il fatto che la Juventus faccia 1600 km soltanto per omaggiare l'Aquila e il nostro torneo, e verrà con tutta la primavera e verrà soprattutto anche con una personalità importante che è Pessotto. Questo torneo l'abbiamo voluto già dall'anno scorso e devo ringraziare il Comitato Perdonanza e il Sindaco, perché rientra un po' in quelli che sono gli obiettivi del sociale dell'Aquila. Oggi sappiamo che l'Aquila deve ripartire dai giovani, e chi meglio dello sport e soprattutto del calcio può innescare e riaggregare i nostri giovani. Questo era anche il nostro ultimo servizio, seconda edizione del TG6 questa sera alle 19. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.